Amici, eccoci anche oggi. Carnevale, il colore, e a me piace pensare che a ogni colore corrisponda anche una profumazione. Quindi oggi vi parlo di sinergie. Anche le faccio anche cadere. Volevo farvi vedere com'è bellissima questa linea tutta colorata, dove praticamente a ogni mix di oli essenziali viene associato un effetto, quindi rilassante, energetico e anche un colore. Adesso che va tanto di moda anche l'aromacromia, quindi questi i colori e i profumi che stimolano proprio delle belle sensazioni proprio a livello umore, a livello proprio cerebrale. Quindi una miscela di oli essenziali per ogni esigenza e per ogni luogo della casa e per ogni sorta di umore che viviamo proprio durante la giornata. Oggi vi faccio vedere quali sono i miei preferiti, le mie sinergie preferite, quindi i mix preferiti che mi piace disperdere sia in negozio sia in casa. A proposito di oli essenziali, vi do anche una notizia: abbiamo mandato la mail, che vi ricorda che a fine mese scadono i punti, quindi avete tempo fino al 28 di febbraio, quindi fino a martedì, per utilizzare i punti che avete accumulato come sconto sulle vostre tessere. Se per caso non avete ricevuto la mail o volete sapere quanti punti avete a disposizione, mandateci un messaggio su WhatsApp perché magari c'è stato qualche errore nell'invio o qualche mail mancante. Quindi iscriveteci su WhatsApp e vi facciamo sapere quanti punti avete. Avete tempo fino a martedì per usare lo sconto che avete accumulato con i vostri punti e per raggiungere più facilmente lo sconto, vi ricordo che c'è in promozione il cofanetto sempre con gli oli essenziali. Quindi cofanetto che contiene tre oli essenziali e un ricettario in due diverse versioni, condimenti e cocktail o primi e secondi, per avere il doppio dei punti sull'intera spesa. Quindi, se volete raggiungere più facilmente i 5 euro di sconto, avete tempo fino a martedì con l'acquisto di uno dei due cofanetti, avete appunto il raddoppio dei punti sulla vostra spesa. E poi avete tempo appunto fino a martedì per utilizzare lo sconto che avete accumulato. Sempre appunto parlando di oli essenziali, oggi vi parlo di sinergie, quindi vi racconto quali sono le mie preferite. Una è l'ultima nata, buon umore. Ultimamente questa spesso si arriva magari un po' giù di morale, succede qualcosa che ci fa vedere nera la giornata, bello colore luminoso arancione, la miscela buon umore è a base di arancio dolce, mandarino, cedro, limone e bergamotto, quindi tutti gli agrumi, ed è perfetta proprio per dare proprio brio, quindi energia positiva a tutto l'ambiente, a tutta la casa. Quindi quando siete un po' giù di tono, un po' tristi, le giornate magari un po' grigie, uggiose, due gocce di buon umore all'interno del diffusore e subito vi colorano, vi rallegrano, illuminano la giornata. Questo lo uso spesso in negozio, quando magari arriva anche qualche cliente un po' arrabbiato, un po' triste, con una giornata un po' nera, così cerchiamo di tirar sul morale anche a chi passa di qui a trovarci. Poi vi faccio vedere la preferita invece di mio figlio. Medita, perché dice che lo aiuta proprio a rilassarsi. Questa è una nota più calda perché è una base di incenso e di mirra con una punta di bergamotto, quindi per chi ama i profumi proprio più caldi, più rilassanti, l'incenso e la mirra vengono anche diffusi spesso con i bruciatori, quindi chi ama però la nota calda e speziata dell'incenso e della mirra, ma non vuole quella nota bruciata, può utilizzare proprio l'essenza, l'olio essenziale nelle lampade, in modo che rimanga la nota calda, ma senza appunto utilizzare assolutamente nessun tipo di fonte di calore, quindi anche se avete bambini, anche se avete gli animali, e non rimane quel retrogusto un po' bruciacchiato che solitamente si utilizza per i bastoncini di incenso. Quindi incenso e mirra e bergamotto con un effetto proprio rilassante. In realtà la mirra e l'incenso hanno anche un effetto proprio purificante sull'ambiente. Veniva diffuso appunto nelle chiese, nei luoghi dove ci si trovava, dove ci si incontrava, molto ricchi di persone, perché ha proprio questo effetto purificante sull'ambiente. Quindi sia a livello mentale sia anche a livello fisico, proprio per andare a distendere, ad allentare le tensioni e a avere questo effetto proprio purificante nell'ambiente in cui si vive. Quindi medita è un altro dei miei preferiti. Poi c'è concentrati. Questo a base di limone e rosmarino. Il rosmarino ha un effetto tonificante a livello memoria e concentrazione.
quindi negli uffici, quando i bambini fanno i compiti, in tutte quelle situazioni in cui bisogna avere quella brillantina proprio mentale e rimanere attenti e concentrati in quello che si fa. Quindi magari quando preparo i documenti, quando devo fare qualche cosa di importante, due gocce di questo e aiuta proprio anche a migliorare l'attenzione e la concentrazione. Se avete un ufficio o uno studio dove i bambini fanno i compiti, si possono proprio diffondere anche proprio per aiutare la concentrazione e l'attenzione in quello che facciamo. Con la nota agrumata del limone che comunque rimane fresco e leggero e il rosmarino che aiuta proprio a livello concentrazione mentale. Risveglia, qua c'è la verbena che è una delle mie piante preferite anche sotto forma di tisana perché ha questa nota agrumata molto fresca che aiuta sempre a livello memoria, concentrazione, ma anche proprio aiuta a togliere l'ansia. Associata alla listea e a una punta di eucalipto, quindi risveglia questa nota proprio frizzantina, agrumata, ma che va benissimo anche per l'inverno perché l'eucalipto aiuta proprio anche a respirare bene. Quindi va benissimo proprio la mattina piuttosto che nei luoghi dove dobbiamo stare attenti, carichi, una palestra, piuttosto che da diffondere nel momento in cui siamo un pochino raffreddati perché aiuta anche proprio a respirare meglio. L'ultimo che vi faccio vedere, attiva, invece è una base di limone con una punta di vaniglia, quindi per chi ama invece le profumazioni più dolci. Anche questo, sempre con la parte agrumata, aiuta a livello memoria e attenzione. La vaniglia è anche una nota proprio di dolcezza, di coccola, quindi va proprio bene sia nelle zone proprio giorno da vivere con la famiglia, sia anche negli ambienti dove comunque si vuole avere questo effetto un po' coccoloso, rilassante. Quindi gli amanti della vaniglia apprezzano moltissimo questo. Poi ci sono anche tantissime nuove profumazioni, è nato un nuovo Liberansia, quindi aiuta proprio a scacciare l'ansia, seduci se avete una serata con un appuntamento galante, ce ne sono tantissime, oggi intanto vi ho fatto vedere quali sono le mie preferite, poi se volete venire a sentirle tutte di queste abbiamo tutti i tester, spesso li facciamo sentire proprio in negozio, sono tutti qui a disposizione per farveli proprio scegliere. E vi ricordo appunto tutta la linea sono, mi chiedete sempre i prezzi, quindi ve lo dico, 9 euro se non me lo dimentico, 9 euro qualsiasi dell'essenza che preferite, potete utilizzarli per diffonderle sia nelle lampade a ultrasuoni, sia nelle classiche vaschettine con la candelina sotto, piuttosto che qualcuno mette due gocce sul cuscino, proprio in ogni ambiente della casa e vanno bene proprio per tutti, anche se avete in casa animali non c'è nessun tipo di problema perché sono a base appunto di oli essenziali naturali. Quindi anche questi li abbiamo tutti disponibili, abbiamo scelti proprio colorati per il carnevale e fino a martedì vi ricordo ancora una volta la promozione con il raddoppio dei punti. Quindi se volete ricordare, sapere quanti punti avete sulla tesserina, scriveteci su WhatsApp o passate in negozio e con l'acquisto dei kit orto in gocce, quindi con i tre oli essenziali e il ricettario, avete il raddoppio dei punti per poter sfruttare i vostri 5 euro di sconto ancora fino a martedì, quindi solo fino a martedì 28. Poi le schede e le tesserine scadono e si riparte dal 1º di marzo, ricominciamo la nuova raccolta dei punti. Intanto vi ringrazio, vi saluto, buon weekend di carnevale a tutti. Ciao!